Detenuto 666, sei libero. Qualcuno ha pagato la cauzione. Penitenziario di minima sicurezza del Lerona. Sì, subito. Detenuto 666, c'è una chiamata per lei. Sì? Pronto? Sì, sono io, sono il detenuto 666, il signor Tommaso. Ma lei chi è? Ah, è quello che mi ha pagato la cauzione. Cosa posso fare per sdebitarmi? Ah, sì, la scuola degli abusivi, sì, un corso da super mega massaggiatore divino, per lei questo è altro. Salve, questa è la scuola per abusivi? Sì. Bene, mi manda. Sono qui per il corso da super mega massaggiatore divino. Ecco a lei i libri in programma. Grazie. Ecco. Ecco a lei il pagamento. Grazie. Ecco, ho finito di leggere i libri del programma. Oh, bene, allora le consegno il camice. Ma non c'è bisogno di fare un esame? No, basta che lei abbia letto i libri. Ah, grazie. Anche l'attestato. Ah, grazie mille. È un piacere fare affari con voi. Salve, io sono il dottor Ivo Abusi e ora le faccio un bel massaggio divino. Ma prima metto un po' di musica rilassante. Un altro caso di omicidio ad Allerona Scalo. Uomo muore per ferite da mattarello e ferro da stiro. I carabinieri pensano ad un omicidio passionale. Indagata la moglie. Dott Matteo, ecco il caffè. Grazie, Perpetua. Senta, dovrebbe andarmi di sopra dalla signora Elda a prendere il cesso del cucito, così rammendo la divisa da fisioterapista. Va bene, grazie. Ciao Elda, sono venuto a prendere il cesso del cucito per la Perpetua. Questo è il cesto del cucito e quando c'è un po' di voglia mi metto giù e qualcosa faccio. Ma te, io non è che sto male, però ho bisogno di cure, di un po' di cure. Ho saputo che tu conosci un dottore che non costa tanto e che è bravo, capito? Chissà se sarà iscritto all'albo dei fisioterapisti. Io ci vorrei andare, me vorrei far vedere insomma da questo dottore. Allora, maresciallo Marcantonio, avete novità sul caso? Beh, in realtà non potrei dirtelo, però dalla caserma mi hanno appena detto che hanno trovato un corpo con chiari segni di percosse da mattarello
chiari segni di bruciature da ferro da stiro e anche olio da massaggio. Tutti gli indizi riconducono alla moglie, però Sadot Matteo. A casa di lei abbiamo trovato tutto tranne che l'olio da massaggio. Ah, dimenticavo, la mia cara amica Giovanna mi ha appena detto che ha disdetto un appuntamento con te e va da un certo dottor Ivo Abusi. Forse lo conosci meglio come super mega massaggiatore divino, molto famoso qui in zona. Salve, sono il dottor Abusi. Dottore, guardi, mi fa un male qui dietro sui reni, non so che cosa. Sono bloccata da ieri, quindi ho bisogno solamente del suo aiuto. Ora facciamo la diagnosi. Mi hanno detto così bene di te? Questa è una diagnosi mistica. Cioè? Usiamo le energie del cosmo per diagnosticare i suoi mali. Il campo magnetico? Il campo magnetico, esattamente, esattamente. Sento i nervi accavallati, sento le vertebre schiacciate. Secondo me lei ha il morbo osteoarticolare di Frankenstein. Il morbo di Frankenstein, che cos'è? È una malattia rara, è una condizione... Un'altra. Patologica. No, dottore, non mi fa spaventare, cioè adesso mi cura con tutte le sue... Lei è in mani sicure. Sicuro. Col dottor Ivo Abusi nessuno rimane malato. Tiè, anche stavolta ho vinto. Tutto liscio come l'olio. Liscio come l'olio? Olio da massaggio? La sua amica Giovanna è in grave pericolo. Andiamo subito dal dottor Ivo Abusi. Per contrastare efficacemente il morbo di Frankenstein servono gli strumenti del mestiere. Faccio vedere. Ed ecco a lei l'olio da massaggi senza olio di palma, eh? Bellissimo. Bello, eh? Ma ancora meglio, lo scavallatore dei nervi. Mi piace lo scavallatore dei nervi, ma mi sa ancora quello che l'aspetta. Questo è per stirare i muscoli. Fermo, non torturare anche la signorina Giovanna. Ho scoperto che tu sei l'assassino e l'abusivo. Dottor Ivo Abusi, o meglio, dottor Abusivo. La salute è il bene più prezioso che ci sia. Non si gioca sulla salute delle persone. Hai ragione, dottor Matteo, come sempre. Io ho una laurea e un dottorato in lettere classiche, ma capisco che solo una laurea in fisioterapia conta davvero. E capisco anche un'altra cosa, che questo mestiere non è il gioco che mi avevano fatto credere. Questo è un mestiere serio. E tu, Giovanna, abbi cura del tuo corpo, perché è l'unico posto in cui dovrai vivere. E soprattutto, ricordati di affidarti a persone qualificate e laureate e non a queste persone così improvvisate. Ho rischiato davvero tanto. Mi sono affidata alle voci del paese, mi parlavano così bene di questo dottore che usava una nuova tecnica con cui avrebbe curato qualsiasi tipo di malattia. Invece ci stavo per rimettere la pelle. Bene, d'ora in poi mi affiderò solo a persone professioniste che abbiano una vera laurea in fisioterapia. E voi da casa ricordatevi che una mela al giorno toglie il super mega massaggiatore divino di torno. Nuovo caso risolto da Dot Matteo. Scoperto falso fisioterapista che abusivamente prestava servizio presso proprio domicilio in qualità di super mega massaggiatore divino. Agli arresti il signor Ivo Abusi. Tutti i dettagli nell'articolo a pagina 3. No. Maledetto Dot Matteo! No. Dot Matteo, hai vinto una battaglia, ma non la guerra! La pagherai per questo! Ah!